Salve, dunque faccio questo video per presentarvi uno strumento che si chiama tachistoscopio e che in accordo con la logopedista potrebbe essere utilizzato durante le vacanze estive come gioco per rinforzare la lettura a partire dalla sillaba. E, allora, vi faccio vedere perché è una risorsa digitale gratuita che quindi si trova molto semplicemente partendo dalla barra di Google. E ce ne sono di varie tipologie, uno di quelli che mi sembrano più comodi si chiama Sillaba per... Scusate, sillaba per sillaba. Invio. Allora, la prima ricerca, sillaba per sillaba training cognitivo, quindi clicchiamo qui. Allora, funziona in questo modo. Inizialmente si seleziona una lista, ci sono due possibilità, si possono scegliere o liste di parole o liste di sillabe. Adesso ve le faccio vedere tutte e due. Partiamo da una lista di parole, per esempio parole di sillabe piane, quindi composte da due sillabe. Qua compare la lista che poi il bimbo incontrerà. E un'altra cosa importante è il tempo di esposizione, che può essere appunto usato come un gioco, nel senso che si può partire con un tempo di esposizione molto tranquillo. Questo è dato in 1000 secondi, quindi possiamo partire da 1000, che sarebbe come dire un secondo, in modo tale che le sillabe escano ad una velocità molto moderata. Poi pian piano, quando uno prende confidenza con lo strumento o vuole mettersi alla prova, può anche chiaramente diminuire il tempo di esposizione, quindi provare a farlo anche prima con la metà, quindi con mezzo secondo, ma anche con 400, che è quello che il programma dà di default, oppure anche con 250. Noi torniamo quindi a 1000 con la nostra lista di parole, dopodiché facciamo inizia e praticamente funziona così: remo. Allora noi scriveremo la parola remo, che è formata dalle due sillabe che sono comparse. Scrivere possono scrivere sia i bimbi sia i genitori, quindi se ci si rende conto che l'attività di scrittura fatica un po' e rallenta molto il ritmo, può anche il genitore che sta di fianco può scrivere. Dopodiché si dà l'invio dalla tastiera. Esatto, la parola era remo. E si sottolinea che dove c'è la parola verde, di stare attenti qui dove vediamo la parola verde, perché poi compariranno altre sillabe. Diamo di nuovo l'invio dalla tastiera oppure facciamo la freccina verde. E arrivano altre sillabe, sete, che compongono la parola bisillaba sete. Noi la scriviamo e diamo l'invio. Esatto, la parola era sete. Dopo si va avanti così. Luna, possiamo anche, se c'è un problema e quindi si sbaglia, facciamo finta di sbagliare, scriviamo lana. Semplicemente lui corregge e dice: guarda che la parola era luna, però ti permette comunque di continuare. E quindi si va avanti in questo modo. Ovviamente, se ci si rende conto che il ritmo potrebbe essere velocizzato, si può uscire, ok, e quindi si può andare a diminuire chiaramente il tempo di esposizione. E quindi puoi riprovare. Un'altra possibilità, oltre a quella di scegliere delle liste di parole, che possono essere parole di 2, 3 o 4 sillabe, è anche quella di scegliere direttamente delle sillabe. Quindi andiamo per esempio a sillabe 2, qui presenta una serie di sillabe, poi ne presenterà anche di più complesse, quindi anche con le lettere ponte, dopodiché si ricomincia, quindi lasciamo questo tempo di esposizione, possiamo anche diminuirlo un po' visto che sono sillabe, e facciamo inizia, quindi avremo G e scriviamo G, diamo l'invio, lui ci dà il feedback e poi continuiamo, Fe, diamo l'invio, lui ci dà il feedback, anche qua se per caso sbagliamo facciamo finta di scrivere le, la parola corretta era la, è molto utile perché ce le fa vedere anche una sopra l'altra, quella che abbiamo sbagliato noi e quella che era giusta, quindi permette di vedere anche i grafemi simili che sono quelli che creano un po' più di problemi. E, può essere un'alternativa, diciamo, digitale molto valida a giochi che si possono fare chiaramente anche senza il digitale, quindi per esempio si potrebbero prendere anche dei foglietti, scrivere in ogni foglietto una sillaba e fare la stessa cosa, quindi per esempio la mamma gira una sillaba alla volta come se fossero delle carte e il bimbo che è di fronte legge, la mamma pian piano aumenta la velocità oppure la diminuisce a seconda di come sta andando la lettura e poi una volta fatti questi cartellini, come facevamo anche a scuola, si possono usare anche per fare delle gare di composizione delle parole, quindi mescolando i cartellini e assemblandoli, si vede chi in un certo tempo riesce a formare più parole di senso compiuto oppure chi, per esempio, riesce a formare delle parole più lunghe, quindi non solo parole di due sillabe, ma anche di tre o quattro sillabe. Il tutto rimane ovviamente come un rinforzo, quindi non
Insomma, anche in accordo con la logopedista ci siamo ritrovate sul fatto che deve essere vissuto dai bimbi come una modalità di gioco, come una modalità di rinforzo, senza che diventi un peso o che insomma il bimbo debba restare davanti al tachistoscopio 5 volte al giorno. Ecco, spero che il video sia stato utile, io vi saluto.